Video news di giovedì 23 giugno, i titoli. Denunciato pakistano che in una rivendita di alimenti etnici a Fermo aveva prodotti in via di deperimento. Pesaro sarà capitale italiana della cultura 2024 dopo l'ok arrivato dal Consiglio dei Ministri. Compagnia dell'Arancia presenta A teatro mi sento a casa. 36 ore consecutive di spettacolo in cui il Teatro Vaccadi Tolentino resterà aperto a tutti. E nello sport, Macerata Città Europea dello Sport 2022 accoglierà la Nazionale Italiana di Calcio Attori e la rappresentativa Ampis Marche. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento col nostro TG. Si svolgerà presso l'azienda agricola biologica Val di Castro a Fabriano domani la terza giornata di lavori dell'Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale, un organismo permanente voluto dall'Assessorato regionale all'agricoltura per creare un'occasione di ascolto per raccogliere e condividere idee ed esigenze sulle dinamiche dello sviluppo delle aree rurali e mantenere attivo il legame con gli stakeholders del sistema agricolo marchigiano. La giornata si aprirà con una sessione plenaria alla quale parteciperanno Carloni e l'autorità di gestione del PSR Marche Lorenzo Bisogni. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a porte chiuse. L'intervento di Sabrina Speciale della Divisione Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione Marche si focalizzerà su contenuti, priorità e obiettivi individuati per la prossima programmazione delle PSR Marche per il periodo 2023-2027. Alla fine il calo produttivo di grano duro nelle Marche si dovrebbe attestare sul -10%. Una resa in ribasso ma migliore rispetto alle previsioni iniziali, che è la conseguenza della drammatica siccità che si sta vivendo nella nostra regione. A renderlo noto è Coldiretti Marche, su dati di Consorzi Agrari d'Italia, con la trebbiatura già in atto e le aziende agricole alle prese anche con i rincari, soprattutto per quel che riguarda il gasolio. È il caro carburante il secondo aspetto che piega gli agricoltori in questo periodo, con il prezzo che negli ultimi due anni è più che triplicato, superando anche la soglia dell'1,50 euro al litro. Una minor produzione che fa i conti anche con l'aumento del resto delle materie prime, come concimi e sementi. Morale, secondo uno studio del CREA, le aziende cerealicole hanno oltre 18.000 euro di spese correnti in più in un anno. La nostra regione è il terzo granaio d'Italia dopo Sicilia e Puglia. Oltre 100.000 ettari sono coltivati a grano duro, mentre il grano tenero ne conta quasi 14.000 con una produzione di 684.000 quintali. La CNA Macerata aveva lanciato l'allarme ad inizio anno per come, solo nella provincia di Macerata, la situazione economica e occupazionale presentava indici in calo. Oramai in modo consolidato le Marche sono la regione italiana con la percentuale più alta per occupati nel manifatturiero, con quasi un marchigiano su quattro impegnato nel settore. Inoltre la nostra regione ha la vocazione imprenditoriale pari solo a quella toscana, con 12,1 imprese ogni 1.000 abitanti. Nonostante questo, tirata giù dai dati della nostra provincia, le Marche hanno saltato nel complesso l'anno della ripresa. La china sembra però si sia arrestata dopo i primi due mesi del 2022. Secondo il presidente CNA Macerata, Maurizio Tritarelli, vista la congiuntura economica attuale, questo trend positivo è a forte rischio. Tritarelli individua nei numerosi interventi normativi che si sono susseguiti sulla disciplina della cessione del credito la causa di questa situazione attuale. Ci occupiamo ora di cronaca. In una rivendita di alimenti etnici a Fermo, i carabinieri del NAS di Ancona hanno trovato 650 kg tra prodotti vegetali, carne e prodotti ittici, conservati all'interno di quattro congelatori che all'atto del controllo erano spenti. Denunciato quindi in stato di libertà un cittadino pakistano, legale responsabile dell'esercizio commerciale, per aver detenuto i prodotti che erano in via di deperimento. La merce, per un valore di 7.000 euro, è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni amministrative al titolare del negozio per un importo complessivo di oltre 8.000 euro.
non rientra nella propria carreggiata di marcia dopo uno scambio di corsia in prossimità di un cantiere sulla strada statale 77 Val di Chienti all'altezza della zona industriale di Civitanova. Si innesca così uno scontro frontale tra due auto avvenuto verso le ore 3 della scorsa notte. Tre persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Per cause ancora da accertare, una Toyota Yaris condotta da un 36enne ha abbattuto la barriera di restringimento della carreggiata e si è schiantata frontalmente contro una Fiat Punto con a bordo un 45enne, coinvolta anche una terza auto, una BMW. Lanciato l'allarme, sono giunti sul posto i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Il bilancio è appunto di tre feriti tra gli occupanti dei mezzi. La più grave è la donna alla guida della Toyota, che è stata trasferita all'ospedale regionale di Torrette. Gli altri due conducenti coinvolti nel sinistro sono stati portati al nosocomio di Civitanova, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Presentata ad Ancona l'undicesima edizione di X-Masters, che si svolgerà a Senigallia dal 16 al 24 luglio, l'evento dedicato agli action sport in riva al mare. Scopriamo quindi di più nel servizio che vi proponiamo. È stata presentata ad Ancona, nella sede della Regione Marche, l'undicesima edizione di X-Masters, in programma a Senigallia dal 16 al 24 luglio. X-Masters è un evento dedicato agli action sport che fonde wellness e divertimento, DJ set e momenti di riflessione su inclusività ed ecosostenibilità all'interno di un'area di oltre 40.000 metri quadrati in riva al mare. Uno degli eventi centrali della nostra stagione, serve ovviamente da un punto di vista turistico, ma serve soprattutto per un discorso relativo all'aspetto sociale, soprattutto quest'anno che si allarga anche a settori che sono diversi e soprattutto per il problema giovanile. Quindi è un momento che Senigallia rafforzerà sempre di più per quelli che sono i risultati e a livello turistico e a livello sociale e a livello soprattutto dell'intera cittadinanza. Una grande opportunità perché il mondo dello sport per definizione è un mondo di inclusione, un mondo di socializzazione, è un mondo di accoglienza, quindi abbiamo pensato con il Comitato Internazionale Paralimpico di cogliere questa opportunità e portare il mondo sportivo della disabilità all'interno di questo evento per affermare, testimoniare il messaggio di grande inclusione che il mondo dello sport darà e garantirà tra lo sport per normodotati e lo sport per disabili. Per noi rappresenta finalmente che siamo entrati nella famiglia, perché già l'altro anno avevamo collaborato portando il rugby per i sordi, altre attività. Quest'anno con un nostro stand con l'INAIL, diciamo così, in coabitazione, esporremo sia la parte prettamente diciamo, sportiva e quella tecnica da un punto di vista per tutto quello che sono le protesi, tutti diciamo, gli ausili che vengono utilizzati dagli atleti, ma la cosa importante è che quello che si fa nello sport poi serve nella vita di tutti i giorni. Ho organizzato quest'anno un evento assolutamente alla grande, cercando di riproporre fondamentalmente quello che è stato due anni fa, sì, perché l'anno scorso è stato un evento assolutamente riuscito ma con altri numeri. Quest'anno proponiamo ovviamente un evento che spero che superi le 70.000 presenze. Un evento X-Masters come sempre organizzato su 40.000 metri quadri di spiaggia con oltre 20 discipline sportive, e quindi ci aspettiamo tanti sportivi ma anche tanto pubblico che verrà semplicemente a guardare o a farsi ecco, 9 giorni di mare. Fai un salto nelle Marche? Questo lo slogan è scelto per la campagna social di promozione della regione al via da oggi sui canali principali. La regione infatti ha deciso di affidare al campione anconetano di salto in alto Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo 2020, la sfida di promuovere il territorio marchigiano attraverso una mirata campagna che sarà veicolata principalmente sui social. Tra la natura incontaminata, i centri storici, i musei e i monumenti più conosciuti, il campione invita tutti a fare un salto nelle Marche. Le riprese si sono svolte in 5 località marchigiane, coprendo tutte le province. E così Gianmarco è riuscito a raccontare le Marche a modo suo, con la sua vivacità e la sua inconfondibile impronta, così come si potrà vedere nei video che gireranno sui social anche nei prossimi mesi.
Pesaro, città della musica di Gioacchino Rossini e del ROF, che attira ogni anno appassionati di lirica da tutto il mondo, sarà capitale italiana della cultura 2024. Nel pomeriggio è infatti arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al conferimento del titolo su proposta del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Una vittoria nata sotto il segno della pace con la dedica del sindaco Matteo Ricci, in mano una foglia di una pianta della pace sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima, colorata dei giallo e blu a Kharkiv. Città creativa della musica UNESCO, come noi in Ucraina, in questo momento sotto i bombardamenti. Torna ad animarsi l'estate maceratese con Buona Estate, rassegna di arti performative dal 4 al 15 luglio ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, promossa dal Comune con l'AMAT, con il contributo di Regione Marche e MIC e in collaborazione con la GRU. Il programma è stato presentato nel cortile del Palazzo. Attraversando le varie stanze del museo, i danzatori Michela Paoloni e Fabio Baccaloni conducono il 4 e 5 luglio in piccole danze, incontrano il Palazzo Buonaccorsi i bambini alla scoperta dei miti presenti nelle raffigurazioni e degli spazi di conservazione e fruizione di un'opera d'arte. Il 6 luglio, nelle sale espositive temporanee, verrà inaugurata la mostra fotografica di Maurizio Galimberti, a cura di Denis Curti, dal titolo Il mosaico del mondo. La mostra rimarrà allestita fino al 4 settembre. Sempre il 6 luglio il cortile ospita Chimatica in Strike Con per Palazzo Buonaccorsi, un progetto fondato nel 2016 a Macerata di musica elettronica ed arte underground. Il 7 luglio il cortile ospita La storia di Antigone, favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri e fanciulle in fiore con Anita Caprioli. Domenica 10 luglio è sempre il cortile ad ospitare L'ombra della luce, omaggio a Franco Battiato di Claudia Fofi con Paolo Ceccarelli e Andrea Rellini. Buona Estate volge al termine il 14 e 15 luglio con Paramorfosi, concept, regia e supervisione di Letizia Francioni, movimenti coreografici di Alice Zucconi ed Erika Zilli, musiche di Massimo Riccetti. Questa pièce di teatro danza contemporanea in scena al Piano Nobile di Palazzo Buonaccorsi. Le emozioni, la legge segreta della vita, è il tema che sarà sviluppato e approfondito dal filosofo, psicoanalista e saggista Umberto Galimberti domani a Monte Urano in Piazza della Libertà dalle ore 21:15 con ingresso libero. Questo è un evento che inaugura il Filofeste 2022, festival di filosofia, psicologia, cultura e relazioni che si svilupperà ed andrà avanti per tutta l'estate nei comuni del Fermano e del Maceratese. Compagnia dell'Arancia, Consorzio Marche Spettacolo e Comune di Tolentino promuovono A Teatro Mi Sento a Casa nell'ambito di Tocche Teatri Oggi Hub di Comunità. Una maratona di 36 ore consecutive non stop in cui il Teatro Vaccai spalanca le proprie porte alla città e si lascia esplorare. A Teatro Mi Sento a Casa è un progetto reso possibile dal coinvolgimento delle associazioni attive sul territorio e dalla loro collaborazione con Compagnia dell'Arancia nella programmazione delle attività che avranno luogo dalle ore 12 di venerdì 1 luglio alle ore 24 di sabato 2 luglio, in cui chiunque potrà cantare, danzare, recitare, suonare uno strumento, ma anche esplorare il teatro, leggere uno dei libri messi a disposizione, trasformare il teatro in un personale set fotografico, visitare la mostra di Benedetta Micheli Il senso del tempo, disegnare, ricamare, mangiare un gelato, fare colazione o prendere un aperitivo, giocare a burraco, bridge e scacchi, completare un puzzle e sfidarsi ai giochi di società. Oltre a tutto ciò sarà possibile prendere parte alla caccia al tesoro organizzata per i più giovani in compagnia di adulti, che condurrà in ogni luogo del teatro e racconterà le sue curiosità. 34 appuntamenti in 16 splendidi siti archeologici delle Marche per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti made in Marche. Tutto questo è TAU, Teatri Antichi Uniti. Scopriamo di più nel servizio. Regione Marche, AMAT, MIC e i comuni rinnovano l'appuntamento con il TAU, Teatri Antichi Uniti, rassegna di teatro classico che offre l'opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione, restituendoli ad un ampio uso.
34 appuntamenti in 16 splendidi siti archeologici della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti made in Marche. Il TAU torna così ad incrociare il suo percorso con Collettivo Collegamenti a Senigallia, Sirolo per Radici Festival e Castelleone di Suasa per In Suasa Festival e affida l'inaugurazione di questa edizione 2022 a Play Porto, dispositivo interattivo per attraversamenti poetici, con Francesca Berardi e Filippo Mantoni, 3 tappe a Senigallia, il 1 luglio con Medusa, Gorgone degli Abissi il 2 luglio con Penelope, Regina di Itaca, e il 3 luglio con Miti, Sirena del Conero. Il TAU non è solo un'ampissima rassegna di spettacoli, ma si conferma occasione privilegiata per scoprire posti di antica bellezza. Ad arricchire la proposta per il pubblico, prima di molti spettacoli, tornano gli Aperitau, passeggiate di storia, visite guidate gratuite alle aree archeologiche e ad altri luoghi di grande interesse culturale, naturalistico ed archeologico. I Daca Braca apriranno la 33esima edizione di Musicultura domani sera all'Arena Sferisterio della città di Macerata, che per 2 giorni diventerà la capitale della canzone d'autore della musica popolare. La prima delle 2 serate finali, condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maglia, vedrà l'esibizione del Quartetto di Kiev, dal nome in lingua antica ucraina che significa dare e prendere. Per l'occasione Musicultura ha deciso di invitare alla serata la comunità dei circa 40 profughi ucraini ospitati appunto nel nostro territorio. Nella serata di apertura del festival il gruppo si esibirà con Angelo Branduardi, i Litfiba, Dito nella Piaga, Violins Barbares e gli artisti vincitori del concorso che sono Cassandra Raffaele, Emit, Isotta, Martina Vinci, De Morbelli, Josh Whale, Valeria Sturba e Malvax. Ricordiamo che tra gli artisti vincitori c'è anche Iodi Ravenna che per motivi personali non parteciperà alle serate finali del festival. La Fondazione Lega del Filo d'Oro Ollus si fa promotrice in Italia della seconda edizione dell'iniziativa globale Yarn Bombing, una forma di street art che vivrà in un'esposizione di colori lunedì 27 giugno per la Giornata Internazionale della Sordocecità. Anche per questa edizione, nei centri e nelle sedi territoriali, le persone sono state coinvolte nella creazione di riquadri colorati e pompon realizzati a maglia o all'uncinetto da usare per colorare il mondo attraverso un semplice filo. Ai loro manufatti si sono aggiunti anche quelli realizzati da familiari, sostenitori, volontari, personale e amici dell'ente, che andranno a rivestire strade, parchi, oggetti e monumenti delle 10 regioni in cui è presente la fondazione per dare vita ad un grande patchwork in tessuto di tutti i colori e i fili della solidarietà. Lo hanno chiamato il giardino che cura perché non è solo un semplice spazio verde dove ci sono piante e fiori, ma è un luogo speciale, un luogo dell'anima dove ci si sente accolti e ci si può prendere cura di se stessi ma anche degli altri. È il piccolo grande progetto che ha interessato un'area verde retrostante, l'edificio dove hanno sede la casa di riposo Lazzarelli, gli ambulatori ed il centro diurno di salute mentale dell'ASUR a San Severino Marche, trasformata dagli utenti in un piccolo paradiso terrestre. Per far sì che quella che si è presentata come la brillante idea di una degli ospiti della struttura, le istituzioni si sono messe tutte insieme facendo diventare questo sogno una realtà. Alla fine il giardino che cura da uno spazio fisico è divenuto per i fruitori del centro diurno di salute mentale uno spazio effettivo. A seguirli in questa attività dell'educatrice Annalisa Cambi con la collaborazione di Lenia Cittadini e Maria Francesca Pancalletti. La direzione del centro diurno ha voluto ringraziare l'assessore comunale ai servizi sociali Michela Pezzanesi, la casa di riposo, la responsabile della struttura Maria Grazia Pirani e l'assistente sociale Maria Nucci per aver reso possibile tutto ciò. Teatro, danza, musica, animazione per bambini e street food. Da domani fino a domenica San Buchetto di Monte Cassiano diventa il centro di numerosi appuntamenti per grandi e piccoli. Gli spettacoli si terranno ai giardini pubblici in via Enrico Fermi nei pomeriggi e nelle serate del weekend.
Nello specifico domani alle 21.30, spettacolo comico con musica dal vivo, organizzato con la compagnia Lucaroni di Mogliano, che presenterà Quando in TV comandava Topo Gigio. Nel pomeriggio di sabato, dalle 17, con l'animazione per bambini, a cui seguirà alle 21.30 lo spettacolo The Family Show, poi la serata terminerà con un DJ set. Domenica alle ore 21.15, saggio della Scuola di Danza di Monte Cassiano, Arabesque. Tutti gli appuntamenti, lo ricordiamo, sono ad ingresso gratuito. Si inaugura domenica 26 giugno una nuova stagione per Le Saline di Penna San Giovanni. Tornerà ad essere un punto di riferimento per chi ama la natura, dove divertirsi all'aria aperta, degustare prodotti tipici e scoprire l'assoluta originalità di questo lembo di terra che presenta una caratteristica unica non solo per le Marche, la salinità del torrente che attraversa e che si chiama Salino. A parlare Michela Gasparini, titolare della ditta Sibilla Service, che ha ottenuto in convenzione la gestione dell'area del comune. Soddisfatto anche il sindaco Stefano Burocchi per questa riapertura. Ad inaugurarla domenica mattina alle ore 11 ci sarà anche lui, per rimarcare l'importanza e la specificità di questo luogo nel territorio di Penna e non solo. Abbiamo patrocinato anche il primo evento di rilievo, precisa il primo cittadino, la presentazione del libro Il colore del tuo sangue, un giallo scritto da Paolo Restuccia, regista della trasmissione Calte di Radio 2 Rai, Il ruggito del coniglio, per dare un ulteriore segno di vicinanza a chi ha deciso di investire qui. L'appuntamento con Restuccia è per giovedì 30 giugno alle ore 19. Il team Stammi Bene del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASUR Area Vasta 3 di Macerata sarà presente nel weekend con gli operatori della cooperativa PARS ed il format Alza la testa e non il gomito allo Chalet La Croce del Sud di Civitanova domani e al Mia Clubbing di Porto Recanati sabato. I gestori dei locali della Riviera Marchigiana sono sempre più sensibili nel far divertire con sicurezza ragazzi ed adulti ed è per questo che si è dato il via alla collaborazione con il team Stammi Bene per sensibilizzare e informare sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza. L'unità mobile territoriale si sposta on the road e somministra i chilometri gratuiti e anonimi a tutti gli interessati. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le notizie sportive. Previsioni per venerdì 24 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature stazionarie e un lieve aumento per effetto di levi condizioni di favonio. Venti a regime di brezza lungo la fascia costiera, mare poco mosso.